Con questa edizione andiamo a 6 defibrillatori donati al mondo della giostra, ma comunque a tutta la cittadinanza di Arezzo, e soprattutto 200 persone formate tra giostratori, membri dei vari gruppi e quartieri. Quindi questo è il più gran vanto, perché riuscire a cardioproteggere una città, riuscire a cardioproteggere nel momento bello e di festa di questa città è veramente un grande onore. Torna così al Teatro Vasariano il torneo di massaggio cardiaco. La terza edizione del Saracino del Cuore vedrà infatti la sua giornata conclusiva con i rappresentanti del mondo giostresco pronti a sfidarsi sabato 10 dicembre. Laddove c'è concentrazione di persone, e i quartieri ovviamente ne sono un esempio per tutti, c'è bisogno di avere formazione, e siamo come mondo della giostra orgogliosi di aver contribuito a questo tipo di evento. Ricordiamo appunto che Arezzo è una delle città più cardioprotette d'Italia anche per questo tipo di eventi che appunto contribuiscono a formare persone che sanno cosa fare nel momento dell'emergenza. L'evento metterà in palio per i vincitori il cuore d'oro, il trofeo realizzato e donato dall'azienda Semar su un bozzetto degli studenti dell'ISIS Margaritone Vasari, e 2 defibrillatori donati da Hardy Garden e Ombra Investigazioni da collocare nel centro cittadino, contribuendo a rendere Arezzo, già tra le province più cardioprotette d'Italia, ancora più sicura. Siamo molto sensibili a queste situazioni a livello cittadino, nessuno è immune a situazioni di emergenza sanitaria, come nessuno è immune a situazioni di emergenza di sicurezza. Non ti sceglie la malattia o l'infarto perché sei alto, basso o sovrappeso. L'importante è che ci sia persone che sanno utilizzare queste strumentazioni e che ci siano queste strumentazioni, perché sono dei salvavita, e noi cerchiamo di salvare il più possibile quando è possibile.